Presidente Pesco. Innanzitutto grazie Ministro per la precisione con la quale ci ha riportato i dati sui progetti relativi al suo Dicastero e al monitoraggio totale sull'assorbimento al sud del PNRR, dei progetti riferiti al PNRR. Su questo volevo chiedere una precisazione. Penso che sulla relazione che ci invierà vi è indicato un assorbimento per quanto riguarda il 110% per progetti al sud pari al 32%. Ecco, volevo chiederle, secondo lei, visto che appunto vi è un po' di distanza dal 40% che si auspica anche su questo tipo di interventi, se vi è in programma qualche forma di, diciamo così, qualche strumento per poter agevolare appunto la fruizione di questo tipo di progettazione e interventi. E la ringrazio di nuovo moltissimo e attendiamo comunque la relazione dettagliata delle cose che ci ha detto. Grazie. Bene, non ho altri interventi, richieste di intervento, quindi io sicuramente le Il presidente Pesco mi chiede sul superbonus. Dunque, la prima stima di assorbimento del superbonus si attestava per il mezzogiorno al 9%. Poi, grazie a una riforma che noi abbiamo inserito all'interno del DL Semplificazione e Governance, che riguarda l'abolizione della doppia conformità, questa stima è salita al 34%. Se ci sono, se dovessero esserci suggerimenti che vanno nella direzione di incrementare la stima di assorbimento da parte del Mezzogiorno, è chiaro che siamo disponibili ad accoglierli per far trovare loro sede nell'approvazione nel DL Norme abilitanti che sarà di prossima approvazione in Consiglio dei Ministri.